start. 2, 1, boost ignition and liftoff. Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su City Bus Manager, sviluppato dai PDP e distribuito dagli Aerosoft. L'Aerosoft che è autrice, distributrice più che altro di grandi simulatori stradali, aerei e così. Il gioco è molto interessante perché vi dà la possibilità di giocare in mappe realmente esistenti, nel senso che giocherete le vostre mappe scaricandole, ovviamente potete scaricare l'Europa orientale e altre cose. Adesso iniziamo una nuova partita, vi faccio vedere un pochino il tutorial. La società sarà la Indibus nell'Europa del Sud, in Italia. Qua potete mettere il cap. Adesso io non vi farò il calcolo, lo gioco io nella mia città, paesello, villaggio, ma non so, possiamo fare una prova, non so, mettiamo caso noi vogliamo giocare a Gubbio. Adesso non so quanti di voi bazzichino Gubbio, però possiamo mettere anche l'Interground, che credo sia l'Interland, in pratica tutto quello che ci sta intorno. Possiamo giocare in sandbox, possiamo giocare con 1 miliardo di euro, in modalità esperto noi giochiamo la normale. Ora, io a Gubbio sono 20 anni che non ci vado, però giusto per farvi vedere, io ho guardato nella mia provincia, il mio capoluogo aveva esattamente i negozi segnati dove sono i negozi, aveva le stazioni di pullman già esistenti dove erano, eccoli qua, intorno invece poi è bloccato, dovremmo andare, penso, a sbloccarlo. Questa è Panorama Umbro e questa è la città di Gubbio con le varie vie, quindi se qualcuno abita qui me lo faccia sapere, vedete che ci sono vari, non so poi se siano reali questi Marino lo spuntino, ma potrebbe anche essere, sapete? Va bene, dobbiamo scegliere un luogo di deposito per i nostri pullman, quindi noi li metteremo magari in questa zona periferica dove magari voi sapete che cosa c'è, ma io no. Mettiamo il deposito qua. Escono ogni tanto delle frasi in tedesco, ma va bene. Allora, noi abbiamo la nostra stazione di pullman. Possiamo spostare, ruotare la visuale, ci godiamo un pochino il tutorial. Costruisce un corridoio di dimensioni minime, 5x3. Allora andiamo a costruire e facciamo un corridoio. Quindi prendiamo il corridoio, siamo già in modalità di costruzione, lo facciamo 5x3. Quindi 5x3, eccolo qua, questo è un corridoio. Dobbiamo piazzargli una porta, e piazzeremo un'altra porta anche qua, penso. Ora dobbiamo fare la sala ufficio. Vabbè, mettiamo una porta anche qua. Vabbè, allora facciamo una sala ufficio. La sala ufficio deve essere grande 5x3. No, scusate, 6x4. Quindi queste sono 3. Verrà simmetrica, ma va bene. La facciamo così. 7x5, direi che ci sta. Questa è la sala ufficio. L'ufficio deve essere raggiungibile da almeno una porta. Piazziamo la porta, però mettiamo una porta scura questa volta. Vedete? Allora, posizioniamo una scrivania in piedi nell'ufficio, quindi ufficio, scrivania in piedi, che poi mi è tradotto un po' così perché mettiamo la scrivania qui e mettiamo una sedia. Non piace, probabilmente è imboscata. Onestamente non so come modificarla, quindi vabbè, vedremo poi. Una cucina. La cucina deve essere almeno un 4x4, quindi cucina, facciamo 1, 2, 3, 4, ci sta qui, potrebbe starci. 4x4, una cucina, la mettiamo qui. E nella cucina piazziamo un frigo e un distributore automatico. Questo è tutto per i nostri dipendenti, da quanto ho capito. Allora, ruotiamo il frigo così e mettiamo un distributore automatico qui. Ok, le sedie lì devo capire come sistemarle. Però non ho idea di come fare, vabbè. Allora, dobbiamo costruire il bagno. Il bagno lo possiamo mettere qui, qui in mezzo. Quindi andiamo, costruzione del bagno. Il bagno deve essere un 3x3, quindi sarebbe poi perfetto. Lo facciamo così, adesso abbondiamo. E il bagno, non voglio che comunichi con la cucina, per ovvi motivi. Il bagno gli mettiamo una porta scura e ci piazziamo un WC in fondo sotto l'immagine del CEO della nostra azienda. Allora, allestisci il centro d'assistenza, dota il tuo centro d'assistenza vuoto di almeno uno sportello di assistenza. Allora, questo il service center. Allora, posizioniamo il monitor di informazione, lo faccio io così per me.
Poi abbiamo il banco informazioni, perché mi piace, sportello di informazione, lo mettiamo qui, due tipi di posti a sedere, quindi mettiamo le seggiole, sì, perché qua si aspetta in modo molto rustico, mettiamo 4. I tuoi primi autobus, posiziona due posteggi per autobus nei locali della compagnia, devono essere collegati alla strada. Allora la strada è qui, andiamo nei parcheggi, quindi strada, facciamo un posteggio per autobus medio, mettiamo qui, e un posteggio per autobus piccolo, che potremmo mettere anche qui. Ok, compra due autobus, quindi usciamo, andiamo nella... no, nel marketplace, e compriamo uno sprinter, costa 7.500, guardate che bello, abbiamo una dotazione, motore, freccia, router, cioè insomma a tutto, ci fa vedere il nostro autobus, possiamo andare a colorarlo, ovviamente colori della società Indy, quindi colore bel, applica, e compriamo il secondo autobus, che è il Cito, che è quello un po' più grosso. Colore dei societari, spero me lo compri quel colore lì, perché vabbè, eccoli che arrivano. Ora la cosa interessante è che qui nella zona del corridoio tecnicamente è la zona dei nostri dipendenti, e noi dobbiamo mettere degli armadietti. Gli armadietti sono in automatico anche il numero di dipendenti che noi possiamo assumere. Il gioco ci dice mettine 6, noi ne mettiamo 6, 3, 4, 5. Se ne mettiamo di più, avremo modo di assumere più gente. Ne abbiamo 3, 5, 6, perfetto. Ora dobbiamo assumere la gente. La gente la possiamo assumere o proponendogli uno stipendio più basso. Ha rifiutato? Ok, vabbè. Ne assumiamo due autisti. Letitia Stramenheim, Renault, vuoi non assumere? Tirocinante tutti, eh. Ci costano di più i tirocinanti, gli apprendisti, ma prendiamo anche un autista, dai. Allora, due autisti abbiamo preso, adesso andiamo solo su meccanici. Penn Werner, un meccanico senza capelli mi ispira più fiducia, però ti vorrei dare $11. Accettato. Ora un ricercatore, un tirocinante, però ti do un po' meno. Accettato. Un addetto alle pulizie, accettato, e un addetto all'assistenza, mettiamo Gallagher, perfetto, e infatti ci dice hai bisogno di altri armadietti, quindi la gente l'abbiamo assunta. Ora dobbiamo costruire un distributore, ora viene una cosa un po' più complicata, perché li potremmo comprare anche di seconda mano e poi le offerte di vendita, vabbè niente. Allora andiamo nella costruzione in strada del distributore. Il distributore è questo e lo possiamo mettere qui. Ok, posiziona un autolavaggio, lava gli autobus sporchi e l'autolavaggio, perfetto, quindi l'autolavaggio lo mettiamo. Mannaggia, serve una strada e noi non abbiamo una strada. Mannaggia, mettiamone uno più piccolo, questo è grande. Vediamo se ci sta quello più piccolo. No. Adesso devo un secondo solo, devo capire come costruire la strada per espandere. Eccola qua. La strada la mettiamo, la espandiamo. Ah, abbiamo demolito, ok, sì, giustamente. Rimettiamo il parcheggino del bus medio, mettiamo qui. Ok, che adesso riparcheggia. Mettiamo l'autolavaggio, eccolo lì. Ok, posiziono un elevatore standard. Allora posizioniamo un elevatore qui e questa è l'officina. Merda, ho messo un elevatore grande, vabbè, standard, vabbè, grande, vabbè, passo avanti, tanti soldi ne abbiamo. Costruisce un magazzino, dimensioni minime 4x4, quindi facciamo un magazzino, lo mettiamo qui, 4x4 dice, 5x5 dai, mettiamo una porta, scaffale pacchi, eccolo qua, perfetto, abbiamo fatto il magazzino. Ora
Apri la mappa, fai clic sulla mappa nell'angolo in alto a destra. Ah, è qua che si demolisce allora. Ok, ok. Allora aspettate che voglio sistemare questa cosa perché sennò in ufficio non mi riescono a lavorare. Aspettate. Non me lo fa fare perché c'è gente che ci lavora. No, ma ce l'ha fatta. Vabbè. Apri la mappa in alto a destra, ok. E meglio iniziare con una linea di autobus centrale con 10-15 fermate. Ok, clicchiamo sulla mappa. Allora, abbiamo il nostro deposito. Crea la tua prima linea. Come facciamo a aggiungere la linea? Qua non ce lo spiega. Ok, qua in basso, linee. Creiamo una nuova linea. Gubbio. Ah, guarda, ci sono tutti i paesi. Crea una linea in base alle tue preferenze. Più passeggeri usano una linea, più soldi guadagni nei ricavi dei biglietti. Ok. Quindi... fermate, autobus, linee, Gubbio. Allora, lunedì, venerdì, almeno 6 fermate. 200 metri di fermata tra le... Ok. Sì, tanto il deposito è lì. Possiamo iniziare con le fermate? Non è ancora nessun autobus, crea una linea per posizionare... Ok, allora, nuova linea. Facciamo Gubbio. Ah, questi sono i paesi intorno. Ok. Questa è la linea privata. Ah, posso aggiungere le linee? Aspetta un po'. Ah, sì. Allora, vediamo un po'. Allora, prima fermata, perché ovviamente prendiamo la gente dalla strada. Dal circolo tennis, Gubbio. Non l'ho fatto apposta, ma ci sta bene. Poi... andiamo, passiamo a Madonna del Prato per la gente che vuole andare... in chiesa, quindi il bus esce, va lì, poi li portiamo al supermercato, alla bottega del buon gustaio, poi andiamo al parco, alimentare i prodotti tipici, va bene, facciamo la fermata qua al viale del teatro romano, Don Navarro, che non so cosa sia, fa un giro stranissimo sto qua, perché vabbè ci saranno i sensi unici, non lo so, poi andiamo qui, ai magazzini, poi andiamo al liceo scientifico. Ah, non è raggiungibile qui? No, perché no? Ok, qui. Ok, ci fermiamo qui. Abbiamo non so quante fermate. 10-15 fermate, ok, abbiamo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, alla pallavolo Gubbio, ok, siamo andati lì, poi andiamo qui, facciamo un po' ad cazzum, siamo fermati lì, ormai Gubbio l'abbiamo un po' coperta, un po' il centro, insomma, questa linea è un po' così, andiamo alla società agricola Vispetto, e poi andiamo in periferia qui e poi torniamo qui e basta, poi torniamo a casa. Sì, percorso di ritorno, ok, bene, forecast. Allora, questo è il meteo, credo. Autobus richiesti 1, previsto percorsa circa 30 fino a 85. Perfetto, intervallo tra le corse 60 minuti, il prima corsa alle 5, ultima corsa alle 20, intervallo tra le corse ore di punta ogni 30 minuti nelle ore di punta, ok. Impostazioni avanzate ci permette di scegliere il... va bene, no, va bene così. Bene, completa. Assegniamo il turno al bus max 38 o a questo. No, lo affidiamo a questo che è più grande. Ok, l'autista di Renault Schimanski, come si chiamava? Ok, clicca il tuo conto, qua è uscito in inglese, per mettere i prezzi dei biglietti, quindi, qui, biglietti, biglietto per tratta breve, 1,80. Il singolo, il giornaliero, costa 6.
Il settimanale 6x6, 36. No, ci sta. Sì, dai, ci sta, ci sta. Possiamo chiedere i prestiti, ma va bene. Abbiamo settato quello, ora dobbiamo completare 10 corse con successo. Quindi vediamo. Ok, è partito. Bellissimo perché adesso dobbiamo stare solo a vedere, però lo vedremo nelle sue movimenti, insomma. Vediamo. Non possiamo uscire da qui? Non possiamo girare dalla mappa? No. Vabbè. Ah, eccolo qua. Vediamo che sta andando. E ogni bus aveva i suoi parametri. Cioè, vedete il carburante, possiamo rifornire spese nostre. Rifornisci. Ah, rifornisci vuol dire che l'autista va a prendere, si ferma al distributore. E poi lo facciamo riparare, lo facciamo pulire e lo facciamo lavare all'esterno. Vediamo un po'. Sì, sale. Bellissimo, mi fanno impazzire queste cose. Va in retro, fantastico, fa il pieno. Possiamo vendere e verniciare l'autobus. Ok, quindi adesso ha fatto quello, lo mandiamo a riparare. Vediamo se si può riparare perché ripara. Bellissimo, bellissimo. Possiamo riparargli le gomme, la cinghia, tappeto idrale, pastiglie dei freni. Bellissimo, bellissimo davvero. Allora, pulizia dell'interno e poi la pulizia all'esterno. Il nostro qua, cioè dovremmo fare una seconda linea, magari 10 corse con successo. Allora, intanto prendiamo un'altra linea, quindi andiamo linee, ASA l'ha chiamata, vabbè. Linea, la facciamo Semonte Casamorcia. E ovviamente se lo fate in una zona che conoscete siete un po' più facilitati. 75 di edifici, meno 7 fermate, ok. Devo studiarci un attimo. Linea privata, linea 2, ok, facciamo le fermate. Allora, partiamo. Linea 2, si parte da... Facciamo un gubbio col paese a fianco, quindi facciamo fermata 1 qui, fermata 2 qui, fermata 3 qui. Fermata 4, fermata 5, fermata 6 e fermata 7. Perfetto, e facciamo anche il percorso di ritorno. Ogni 60 minuti, facciamo ogni 20. Ah, qua ci dà il grafico che si aggiorna. Ogni 45, ogni 20. Da 20 a 65, conferma, assegno a questo. Perfetto, così Letizia Stormare e inizierà a lavorare. E ora dobbiamo, non ci resta che vedere il guadagno, insomma. Dobbiamo completare le corse con successo, quindi possiamo accelerare il tempo e vedere. Qua è lunedì, qua abbiamo i voti, non abbiamo ricevuto voti, abbiamo i dettagli con le varie perche che possiamo fare, le nostre corse. Andiamo a vedere come se la stanno cavando i nostri bus. Il bus è fermo qui. Perché fermo lì? Intanto l'altro sta andando avanti. Ok, abbiamo trasportato. Ok, l'altro ha deciso di partire. Sì, perché doveva aspettare. Sta andando a fare questa tratta. Ok, adesso ha finito. Comincia il viaggio di ritorno. E poi si fermerà lì. È tornato al deposito. Ok, dovremmo trovarlo al deposito. Infatti è tarda notte, quindi i dipendenti... Basta, smettono. Non va all'ufficio, cioè sembrerebbe andare. Qua possiamo addirittura fare training, ci costa 2000, a Letitia che è l'autista del pullman piccolo, però sarà in addestramento 12 ore, quindi non potrà guidare il pullman, quindi non è il massimo. Allora, vi ricordo, il gioco è in Early Access 1.0 di Early Access e ci resterà perlomeno un anno. Non so dirvi ancora il prezzo perché non è ancora uscito. Infatti, mi è stato chiesto di pubblicare il video dopo la data d'uscita, che dovrebbe essere intorno al 9-10 di novembre. Fatemi sapere che cosa ne pensate. A me sembra intrigante. Come meccaniche, mi ricorda molto Farming Manager, insomma, però coi bus non è male, eh. Non è assolutamente male, calcolando che, vabbè, dobbiamo stare dietro a queste cose, possiamo acquistare. Ci sono cose da fare sicuramente che andranno ad aumentare nel corso del tempo, però calcolate che
Meglio di una città fittizia perché potete giocare con la vostra città. Io qua non conosco l'ambiente, ovviamente, ma se vado a prendere la mia provincia, la mia città, il mio paese, insomma, i paesi che conosco, potrebbe essere più figo andare a. Poi non so come funzioni l'espansione dell'ambiente qui, probabilmente, ed è una cosa che non abbiamo minimamente guardato adesso, infatti vorrei dare un'occhiata, pezzi di ricambio, ecco, qua, molto interessante perché stavo per non farvelo vedere, potete mettere in ordine i pezzi che vanno nel vostro magazzino per le riparazioni dei pullman del nostro meccanico. Qua abbiamo la ricerca e la ricerca ci consente di ricercare l'auto snodato, il bus a due piani, il consumo di carburante ridurlo, insomma, la sporcizia. Non sono, ok, locali della compagnia, la possibilità di espanderli, quindi non di demolirli e rifarli, ridurre i prezzi, al momento la ricerca latita un pochino, espandi, ok, qua sì, molto bello perché possiamo espandere appunto l'area operativa, quindi andare a operare su distanze un po' più lunghe. Abbiamo visto anche la ricerca, le linee l'abbiamo visto, i messaggi che riceviamo, e questo è il benvenuto del comune di Gubbio. Quindi abbiamo visto anche... questi sono i premi, la disponibilità del pubblico a usare il trasporto pubblico, insomma, abbiamo visto così a grandi linee le basi di questo titolo. Ora fatemi sapere voi che cosa ne pensate qua sotto, come sempre nei commenti. Qua saltiamo il giorno, quindi si va al giorno dopo, si parte alle 4:17 dove i nostri dipendenti pare che vivano qui, poi in realtà dovrebbero andare a casa, ma è una cosa che cambierà sicuramente. I bus sono parcheggiati, poi la base è abbastanza grande, quindi si potrà anche pensare di... Beh, intanto io vorrei demolire questo, se si può. No, 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 no. Demolire, vediamo se si può. Sì. Gli ho demolito il... Scusami, ma... Ok. Ok. Hai solo l'altro. Adesso scusami, ma io ti vorrei demolire questa scrivania e questo perché non piace. Ufficio, scrivania in piedi che ruoto così, gli metto una sedia. Vedi che non gli piace? Perché non gli piace? Boh, è una scrivania in piedi, quindi probabilmente stanno seduti in piedi sulla scrivania. Vabbè, sarà da capire che cosa succede. Ragazzi, alla prossima e ciao ciao!